Ciao, oggi faccio questo video che farà arrabbiare molte persone, penso, perché sta per avere inizio l'ennesima rivoluzione nel tema dello streaming musicale. E sì, perché da febbraio 2024 accadranno delle cose in fatto di streaming e in questo discorso Spotify, che vedete alle mie spalle, qualcuno adesso dirà: ce l'hai con Spotify? No, il problema è che molti capiscono solo quello e quindi bisogna un po', come dire, cercare di farsi capire. Spotify non è l'unica, tutte le piattaforme streaming stanno andando in questa direzione, ma Spotify è sicuramente quella che traina il carro dei buoi. E spieghiamo che cosa sta per accadere. Da febbraio 2024 non pagherà più, non solo, in particolare, questo particolare per quanto riguarda Spotify, non pagherà più i diritti a quegli artisti che fanno meno di 1000 streaming, e si tratta di più del 90% di tutto ciò che è presente su Spotify, e direi che già stiamo parlando di numeri allarmanti. Ma a peggiorare il quadro della situazione è il fatto che abbiano deciso di sanzionare tutti quelli che, a loro modo di vedere, hanno, con metodi illegali, acquistato o comunque fatto ricorso a metodi truffaldini per pompare il proprio numero di streaming. E quindi questo come si traduce? Si traduce in la volontà da parte di Spotify soprattutto nel multare pesantemente, economicamente, questi personaggi. Ora, non abbiamo i numeri di quanto realmente ammonti il numero di questi presunti truffatori, ma sicuramente possiamo dedurre che una piattaforma così grande per muoversi in questa direzione vuol dire che deve avere un numero veramente consistente, o almeno deve avere in mano dei dati piuttosto importanti in questo senso. E questo è l'altro dato veramente allarmante. Ma non è finita qui, perché da febbraio le etichette, con lei in particolare, e medie indipendenti, vedranno rimossi i propri cataloghi dalle piattaforme streaming, tutte, tra cui Spotify, senza possibilità di appellarsi. E questo ha fatto incazzare non poche persone, perché rimuovere i cataloghi delle etichette vuol dire di fatto rimuovere così, dalla sera alla mattina, le opere degli artisti che il materiale l'hanno prodotto, l'hanno suonato, l'hanno scritto e l'hanno pubblicato a proprie spese. Andiamo oltre nel discorso, perché la situazione è ancora più complessa di così. Perché il modo in cui le piattaforme si stanno muovendo, e in particolare i distributori e gli aggregatori si stanno muovendo per evitare sanzioni dalle piattaforme, è alquanto, direi, poco simile, perché diversi distributori si sono rivolti alle etichette indipendenti con le quali hanno degli accordi, accusandole di aver di fatto truffato il sistema, di aver fatto degli ascolti fraudolenti, e che per tale motivo rimuoveranno quei cataloghi dalle piattaforme. Ma per capire meglio la situazione dobbiamo fare un passo indietro. Come funziona il caricamento dei pezzi che un artista indipendente produce verso queste piattaforme? Tramite etichette indipendenti. Generalmente l'etichetta indipendente alla quale ci si affida, con la quale si ha un contratto, ha a sua volta dei contratti economici, perché niente è gratis in questo mondo. Ha dei contratti economici con dei distributori o degli aggregatori, generalmente affiliati o comunque che fanno parte di etichette molto 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 più grandi, e che sono le uniche che effettivamente si interfacciano con le piattaforme streaming come questa. Di
Di conseguenza, che cosa fanno? Le etichette indipendenti prendono i vostri pezzi, perché voi glieli portate, ovviamente, e ve li distribuiscono facendo leva, capo a questi distributori o aggregatori che di fatto fanno da tramite tra voi e questo distributore aggregatore che poi porta i vostri pezzi sullo streaming, ok? Attenzione, la situazione è un po' complessa, ma è questo quello che succede essenzialmente. Quindi il sistema essenzialmente sta per rompersi. E questo che cosa ha generato? Ha generato, o meglio, sta per generare un vero e proprio tsunami, perché verosimilmente le etichette indipendenti, piccole e medie, stanno per essere spazzate via. Perché molti di questi si giocavano sul fatto che tu artista vuoi fare il tuo disco, quindi vieni da me, mi porti la tua roba, io te la pubblico, vediamo, mettiamo su Spotify e vediamo come va. Beh, questo discorso qui mi pare che sia terminato o sia prossimo alla fine, e direi anche finalmente, perché questi giochetti onestamente hanno stancato, lo dico. Facciamo parlare la musica, quella vera, quella pensata, quella costruita in un certo modo. E quindi basta aprire le porte a... Tra l'altro con impossibilità da parte delle etichette di appellarsi a questi distributori aggregatori più grandi che ovviamente hanno degli accordi o fanno capo a major, per capirci. Che cosa è emerso? Che c'è una grandissima quantità di etichette di produttori in crisi per questo sistema, perché verranno svanire in maniera improvvisa il proprio lavoro, ammesso che si possa definire così. Ora, a prescindere da quello che uno può o meno aver fatto, io non sono qui a fare il giudice e neanche mi interessa, però la verità dei fatti è che io so effettivamente cosa ho fatto io, o meglio cosa non ho fatto io, non so cosa gli altri abbiano fatto, ok? Questo è ovvio. E a prescindere dal discorso che onestamente io sullo streaming non ci ho mai puntato, perché questo mi è sempre sembrato un sistema incredibilmente fumoso, definto e basato sull'apparenza. E quindi non me ne è mai importato molto di avere 10, 20, 30, 50, 100.000 stream, ok? Però poi magari mi dovete anche dire quanto ci avete guadagnato, perché lì magari il castello di carta, ecco, potrebbe bagnarsi e crollare in un millisecondo, così come sta avvenendo, perché poi quello che viviamo è un sistema profondamente polarizzato, è tutto basato sul discorso streaming. Stiamo parlando del 70-80% di mercato che va in quella direzione, il che vuol dire che basta un minimo crack per scaraventare all'aria tutto. Ora, fatte le dovute premesse, spiegato sostanzialmente che cosa sta succedendo, io ho fatto questo video non per attaccare Spotify, perché onestamente non me ne può fregare di meno, ma e neanche di attaccare le etichette medio-piccole, perché onestamente anche lì lascia il tempo che trova. Ma per spiegare a quelle persone a cui tengo molto, che mi seguono, che hanno creduto e credono nell'arte che cerco di proporre, la situazione che verrà a delinearsi da qui a poco. E anch'io avevo, o meglio, ho dei contratti che ho firmato anni fa con un'etichetta e quindi vedrò rimosso, anch'io vedrò rimossi i miei pezzi. Il discorso è destinato a una ulteriore evoluzione, nel senso che ci sono più possibilità e alcune di queste sono anche quella di poter ricaricare eventualmente tutti i pezzi che verranno rimossi, ma non sceglierò questo tipo di opzione. Perché? Intanto perché, come avete potuto capire, da diversi mesi io mi sto muovendo verso un passaggio sempre più importante, quasi totale,
al supporto fisico. Dico quasi totale perché, per esempio, i singoli, quindi Red Zone, Under Stars, che sono i due singoli usciti anche in videoclip qui su YouTube, rimarranno, ma rimarranno solo ed esclusivamente come vetrina pubblicitaria. Quindi il resto del disco Experimentalist verrà rimosso dalle piattaforme streaming e quindi basta buffet gratis. Non sarà più possibile ascoltare il mio materiale gratuitamente. Ecco, chiariamo. Perché ragazzi, l'arte comporta degli sforzi, prevede degli investimenti. L'arte va pagata, come tutto. L'arte è un servizio. È qualcosa che vi fa stare bene, è qualcosa che vi arricchisce e come tale ci vuole uno sforzo economico che è necessario all'artista per sostenersi e banalmente anche per continuare, anche e soprattutto per continuare il suo percorso artistico. Quindi ho deciso che d'ora in poi chi deciderà di acquistare il mio disco Experimentalist, che è ordinabile scrivendo la mail qui sotto, avrà comunque la possibilità di poter ascoltare il mio materiale digitale. Perché è vero che il disco, così come l'ho concepito, è da ascoltarsi in formato fisico, con tutta l'attenzione del caso. Però non voglio negare a chi ha acquistato il mio lavoro la possibilità di ascoltarselo in separata sede per motivi tecnici di qualunque tipo. Quindi sarà mia premura fornire a chi comprerà il disco un link dedicato dove potrà ascoltare in digitale tutto il disco, oltre che averlo fisicamente. E sarà ovviamente mia premura contattare e spiegare la situazione a tutte quelle persone che hanno già acquistato il disco in passato e che ringrazio e saluto in questa occasione. Quindi molto presto vi spiegherò come potrete fare. Ovviamente ciò che vi verrà fornito sarà esclusivo, cioè fatene un uso personale, ecco, questo è. Quindi solamente chi comprerà il disco fisico avrà la possibilità di ascoltarlo anche in maniera in digitale. Questo perché? Perché intendo fare qualcosa che ormai è sempre più delegato ad altri come questi, ok? Che vuol dire? Vuol dire che intendo riappropriarmi del controllo di ciò che produco. Cosa che sembra diventata in una maniera assolutamente assurda, sembra che ce lo siamo dimenticati tutti. Io non intendo più seguire questa corrente, per un po' l'ho fatto sbagliando perché non sapevo alcune cose, adesso molte cose le so, e quindi vado nella mia direzione. E io dico basta a questo tipo di discorso. Perché poi banalmente queste robe qui siamo noi, basterebbe veramente poco per cambiare la situazione. Io faccio il mio passo, faccio il mio, prendo la mia decisione e vado avanti. Detto questo, grazie per avermi ascoltato e vi ricordo che potete ordinare il disco. E soprattutto a quelli che rimarranno sotto questo tsunami che sta per travolgerli, ragazzi, buon pianto a tutti.